definirei dalle parole ai fatti. Noi siamo partiti con un programma molto puntuale che conteneva tante indicazioni che alcuni definirono allora delle promesse. Oggi siamo di fronte a dei fatti, parlo in particolare delle riforme che abbiamo impostato e che stiamo attuando, parlo ovviamente anche delle decisioni importanti che sono state prese e dei risultati ottenuti dal porto di Trieste agli interporti, a partire da quello di Cervignano all'interporto di Pordenone, i lavori della terza corsia, l'interporto, il polo intermodale dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia e poi le tante decisioni che sono state prese dalla odontoiatria sociale al lavoro nella politica agricola e anche alle scelte sul lavoro, tante, non solo in termini di risorse ma anche delle scelte importanti, da Attiva Giovani a tutte le iniziative che sono state fatte proprio per cantierare nuove idee su un settore delicatissimo. La legislatura ha ancora mesi davanti molto importanti, tra l'altro stiamo mettendo a segno un obiettivo dietro l'altro, dal decreto attuativo del porto di Trieste ad altre scelte, penso ad esempio alla piattaforma dell'agroalimentare che vorremmo fare sull'Udinese e penso anche ad altre importanti carte che verranno scoperte proprio in queste ore, in questi giorni. Credo di aver messo molto impegno, di aver dato molto e voglio continuare a dare a questa regione perché credo veramente che sia importante continuare a farlo. Però ripeto, il punto non è se si candida Serracchiani o qualcun altro, il punto è che il Partito Democratico ha molte frecce al proprio arco.